Melocaro, invece facciamo, poi arrivo a un tema più leggero, proprio quello, a parte che c'è già su Wikipedia una parte, però vorrei io chiedo a tutti i colleghi dove ha studiato, medie, elementari non sono significative, medie, superiori, università, quanto ha preso, la tesi di laurea ogni tanto mi dimentico di richiederla, e poi il debutto. Cioè il primo pezzo magari amatoriale, il primo pezzo non pagato, il primo pagato e il primo contratto. Allora andiamo con ordine: scuola elementare Guglielmo Marconi di Rieti, scuola media Dante Alighieri di Rieti, scuola superiore liceo scientifico Carlo Iucci di Rieti, 42 sessantesimi alla maturità, Ottimo. rimandato ogni anno ma mai bocciato. Ottimo. Pessimo studente, ma di quelli proprio il ragazzo avrebbe tante possibilità, ma non si applica. Ma c'era Poi. questa vena, come posso dire, dissacrante, quella che io fino a pochi anni fa dicevo, per me non è giornalismo. Oggi invece faccio quasi la caricatura, vado in giro come fossi, mi sento un po' Nosotti, sa, Emilia Romagna, sono un esegeta. E quindi pensi Achille Polonara, il giocatore di basket, una volta volevo fare una roba vicino alla sua macchina. Ho detto, sai come fanno a Sky? E mi ha detto Achille, ma tu mica sei Sky? Ho capito, ma... Cioè, stiamo in una piccola città, in un piccolo contesto, magari fammi sentire importante, niente da fare. Dico, ma lì era Ma c'è questa stato. vena c'era già alla scuola, cioè questo Melocaro, questo. Sì, no, ma io ero quello che. Sì, ero quello che suonava la chitarra, ero quello che cantava, ero quello che scherzava. Assolutamente, tuttora, infatti, poi dopo, quando ho lavorato con Rosario, più o meno, Fiorello, più o meno, ho tirato fuori quella roba là. E, comunque, poi ISEF, cioè. Insomma, scienze motorie, 110 e lode, con tesi Però. guarda caso intitolata Tecnica e tattica nel giuoco del tennis. Scusi. Tesi dal Sì. titolo Tecnica e tattica nel giuoco del Ah, nel tennis. gioco, no, non avevo capito una roba diversa da gioco. E poi. Dopodiché io devo fare, praticamente nella mia vita avrei dovuto fare l'insegnante di educazione fisica e maestro di tennis. E poi però sono sempre stato uno che parlava bene, che scriveva bene e che chiacchierava bene, perciò mi sono avvicinato al giornalismo e ho cominciato a scrivere i miei primi pezzi sulla cronaca di Rieti del Messaggero. Chi era il capo a Rieti? Il suo capo? Beh, 100.000 anni fa, non credo neanche di ricordarmelo quando ho cominciato. Ma che anno era? Sono talmente. No, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Ricordo chi fosse il capo. Ma anche neanche E. l'anno? No. Come? Neanche l'anno, Stefano. No, l'anno sì, direi i primissimi pezzi scritti, direi metà anni 80, 84, 85, a 20 anni più o meno. Poi dopo la professione giornalistica però mi sembrava veramente troppo difficile, non riuscivo a capire come si doveva fare, nessuno era capace di spiegarmi come fare il giornalista da grande. E mi sembrava troppo irraggiungibile, capisci? Cioè mi chiedevo, dico, ma io da scrivere i pezzi sulla cronaca di Rieti al Messaggero, quando mai arriverò a fare quello che dico io? E nel frattempo affiancavo anche l'altra parte, quella un pochino più cazzeggiata, un po' più spettacolare, un po' più. Quello che dicevi tu, insomma, dissacrante, al limite del divertente, insomma. E allora, non avendo di meglio da fare, Verdone si imbarcò su un cargo battente bandiera liberiana, io mi imbarcai alla Valtur. Cioè, dissi, vabbè, facciamo sta cosa, No. inizio a lavorare nei villaggi turistici. Cioè, non No, so aspetti, veramente aspetti, cosa però fate, ma. la TV locale RTR Rieti, quando si innesta, come si innesta? Là è un po' contemporanea, nel Ah, senso, ok. mentre iniziamo a lavorare nei villaggi, Ah, no, ho iniziamo sbagliato, anche. c'era sopra Valtura, ha ragione, non l'avevo colto. Animatore, ma quanto ha fatto da animatore, Stefano? Beh, all'inizio un paio d'anni a tempo pieno, poi dopo solo d'estate, capito come si fa, però quella è stata una grande scuola, perché comunque Quindi una roba lì, se non ci come pensi. Enrico Bertolino. Ma come tantissimi, lo stesso Fiorello. Quello ti tira fuori, se hai qualcosa, quello io devo ringraziare veramente di essere andato lì, perché non so se mai avrei scoperto certe cose in un modo, anche parlare in pubblico banalmente, che era una cosa che a me non avrei mai pensato possibile fare un lavoro in cui si parlava in pubblico. Invece poi i villaggi fanno da terapia d'urto, no? Cioè,
Stefano, Tutte e invece due i subito. due posti più esotici o abbacinanti in cui ha lavorato, che so, all'estero qualcosa o no? Ecco, io nel 1992, mentre molti miei colleghi fondavano Telepiù, io quell'anno ho vissuto 9 mesi a Mauritius e 3 alle Maldive. E i ricordi che ne ha? Ah, ecco, se avesse, a parte che non c'erano gli smartphone, io mi allontano perché tentavo di andare in bagno senza farmi scoprire, insomma. No, direi di no. Non ha video, vero, dell'epoca, Stefano? Forse qualcosa in qualche videocassetta in cantina ce l'avrò pure. Peccato. Quindi, ma no, pensi che siamo stati con mia moglie Silvia alle Mauritius, ma nel 2006, anziché ne parlavo con Massimiliano Ambesi di Eurosport, ma anche con Ettore Frangipane, forse, andammo proprio alle Mauritius durante le Olimpiadi di Torino 2006. Fu un autogol perché là c'era brutto tempo e mi ritrovai a guardare la TV francese, neanche quella italiana, e Maldive anche, insomma. Quindi un anno intero. Nei posti più ricercati quasi del mondo dagli italiani. Pagato quanto, Stefano? Tanto poco? 500.000 lire al mese. Che oggi corrisponderebbero al suo stipendio di Sky, con le dovute proporzioni, di meno, di più? Ah, Con le dovute proporzioni corrisponderebbero a 250 euro al mese. no, però il potere d'acquisto era superiore. Vabbè, diciamo, vai, volendo esagerare, 500 euro al mese, va, E proprio basta? esagerare. Veramente? Veramente? Certo, ma questo si guadagnava dall'altura. E però è stato fondamentale, mi pare di capire, no? È stato proprio la condizio sine qua non, cioè io non potrei fare quello che faccio oggi se non fossi passato da quell'esperienza lì. Ed eravate in due, come dire, con Fiorello in doppia conduzione o era da solo, mentre lavorava, diciamo? Ma no, al tempo della Valtour io iniziavo e lui finiva, per cui No, 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 non no, cioè la intendevo Valtour. questo. No, intendevo questo, Stefano. Se io ho fatto pochi. Non impazzisco per l'animazione da villaggio. Anzi, oggi andrei col telefonino a filmare gli animatori, dando anche magari fastidio. Mi capita. No, ma al tempo era diverso, oggi è tutta un'altra storia. Però Al lì tempo era. quando lei intrattenevano, era sul pubblico, in pubblico sul palco, era da solo o con un altro collega? Questo diceva, era con una donna, ma che so, conduce. No, beh, dipende, non si può fare un discorso generico. C'erano delle cose che facevi da solo, c'erano delle cose che facevi in due, delle cose che facevi in 20 quando facevi i balletti. Ma Diciamo che che so, il chiede. mio momento, siccome io suonavo bene la chitarra, il mio momento era quello della cosiddetta chitarrata pomeridiana, no? Per cui una stagione io ho fatta. Hai presente Giulio Golia delle Iene? Qualcosa, sì, conosco Golia, ma non quello che forse mi sta per dire. Vabbè, no, Giulio Golia delle Iene, Italia 1, eravamo io e lui, una stagione abbiamo fatto insieme. Ah, però. Lui faceva l'animatore e io suonavo e facevamo insieme delle cose di pomeriggio, insomma, molto divertente. Ma quindi chiamava anche la ginnastica, l'ora di ginnastica, gli addominali? No, quello ci pensava Giulio. No, quello non c'entravo niente. No, al tempo l'animazione era fatta bene, cioè non era come oggi che, cioè quello che suona la chitarra, suonava la chitarra. Per fare ginnastica c'era l'istruttore di ginnastica, non è che tutti facevano tutto. Poi certo, c'erano delle persone polivalenti, ma la questione era molto seria, per cui eravamo tutti specializzati. No, primi anni 2000 andammo con mia moglie a Sharm, io feci un pezzo in prima sul Mattino di Salerno e i ragazzi della mia nazione c'erano 5, insomma, quello ricordo di aver fatto perché Sharm all'epoca era al top, non ricordo 2-3, 2-4, e quelli erano vestiti ginnici e io che non ho voglia, insomma, mi facevano pressione per dire dai, dai, ho capito che fai il giornalista, ma muoviti anche tu, ti fa bene, non fare la sociale, queste cose, insomma, erano ruoli diversi, quindi. Beh. No, io ti dico, però era un mondo diverso, cioè io ho fatto una stagione in Valtour a Nicotera, eravamo 130 di equipe, Però. altro che 5 o 6, capito? Ecco perché ognuno aveva la sua specializzazione. Eravamo tanti quanti sono oggi i giornalisti della redazione di Sky Sport. Ecco, infatti, però è l'unico fra i colleghi che ha fatto questo percorso, sì. Questo qui dell'animazione turistica. No, boh, beh, credo sì, ma non posso escludere che qualcun altro ci sia passato da quelle parti. No,
Non me ne viene in mente nessuno dei miei colleghi, forse è per questo che io sono passo per il più fesso normalmente, però direi di no, ma che io sappia di quelli che, dei miei amici colleghi nessuno. Bella Invece, domanda, non, penso di no.